presentato il nostro libro in questa interessantissima rassegna di case giudiziarie. Il diritto è una cosa che si acquisisce, bisogna ricordarsi che è una cosa che si può anche perdere, e sui diritti bisogna vegliare. E bisogna anche vegliare che i nostri diritti vengano così conservati nel modo giusto e che le leggi siano sempre adeguate, e se non sono adeguate non bisogna farsi dei problemi a chiedere che vengano adeguate. Io sono Silvia Ramasso, sono l'editore della casa editrice Neos Edizioni, che ha pubblicato il libro di cui parleremo adesso, Tempo rubato, di Sunny Jacobs, che è seduta qui vicino a me, la storia toccante di una donna innocente condannata a morte. Sunny Jacobs, all'inizio degli anni 70, è stata accusata ingiustamente di aver ucciso due poliziotti. E per questo, insieme al suo compagno, è stata condannata a morte. È stata in prigione 16 anni, di cui 5 nel braccio della morte, e poi è stata scagionata ed è stata riconosciuta innocente. Una delle cose che ci hanno lasciato più perplessi di questo libro è che non gli è stato riconosciuto nessun indennizzo per questo errore. È stata semplicemente, gli hanno aperto le porte e gli hanno detto: prego, vada. E lei si è trovata dopo 17 anni in mezzo alla strada, chi aveva sbagliato non ha pagato nulla, il suo compagno nel frattempo ha pagato con la vita perché è stato giustiziato sulla sedia elettrica, essendo pure lui innocente. Questa storia è arrivata alla casa editrice grazie alla comunità di Sant'Egidio. Qui abbiamo due persone della comunità, Antonella ed Elisa, a cui dopo lascerò la parola perché loro fanno un grande lavoro insieme all'associazione Nessuno Tocchi Caino sul problema della pena di morte. E la nostra casa editrice è una casa editrice che si occupa di narrativa sociale, e cioè cerca di portare al pubblico tutti quei problemi fondamentali della nostra società di oggi attraverso lo strumento della narrativa, perché a volte la saggistica è ostica, si avvicinano pochi lettori all'analisi dei problemi. Invece la narrativa crea un'empatia con gli accadimenti, con i fatti, con le vicende, e stimola ad approfondirle e a mettersi dalla parte del protagonista di queste vicende, e quindi a calarsi nel fatto che, appunto, per esempio, una cosa come è successa a Sanni, cioè un errore giudiziario non è una cosa astratta, ma è un fatto vero che è accaduto e che una persona ha patito. Questo fa sì che noi diventiamo un po' più reattivi rispetto alle cose che succedono, e non sono soltanto immagini che vediamo in televisione o voci alla radio o news di Facebook, sono veramente delle cose della realtà nelle quali qualcuno ha patito. Quindi noi facciamo un grande lavoro su questo e riteniamo che libri tipo quello di Sanni siano fondamentali, perché nel libro le cose rimangono scritte. E volendo rimangono scritte per sempre. No? Noi abbiamo degli scritti che risalgono a ben prima di Cristo, abbiamo incisioni, abbiamo tavole d'argilla, e poi via via abbiamo pergamene, poi via via abbiamo testi, funamboli, eccetera. E questi rimangono e testimoniano della nostra storia, testimoniano anche del progresso che l'uomo, nonostante tutto, ha fatto nel far valere la giustizia. Quindi, dall'altra parte, come dicevo, siccome bisogna mediare sui diritti, è anche bene che ci sia la testimonianza di quando i diritti non vengono invece rispettati. Bene, io al momento mi fermo qui, poi magari tornerò a parlare leggendo qualcuno dei punti salienti del libro. Adesso lascio la parola alla comunità di Sant'Egidio, a Elisa, che sono stati appunto coloro che veramente hanno voluto fortemente questo libro e poi che è poi nato dal nostro incontro. Grazie. Una brevissima premessa, come dicevo.
diceva Silvio Ramazzo su come è nato questo libro e da dove nasce. Allora, in realtà la Comunità di Sant'Egidio, per chi non la conoscesse, è nata nel 1968 a Roma e in realtà all'inizio si è occupata di comunicazione del Vangelo, di carità, di aiuto ai poveri, ma non è nata con lo scopo di, appunto, di occuparsi di condannati a morte e di diritto penale. E tutto questo interesse è nato da un incontro personale con un condannato a morte che si chiamava Dominique Grinel, che nel 98 scrisse una lettera a diversi giornali italiani chiedendo qualcuno che potesse corrispondere con lui. E una persona, un membro della comunità di Sant'Egidio di Roma, rispose e di lì iniziò una corrispondenza molto fitta con Dominique Grinel. Da questa corrispondenza in realtà ne sono venute dopo molte altre, tant'è che adesso ci sono più di 2.000 detenuti negli Stati Uniti e nei bracci della morte anche di alcuni stati dell'Africa, che continuano a corrispondere con persone che sono fuori e che attraverso una semplice lettera però rompono quel muro, no? Quel silenzio, quell'isolamento dovuto al carcere, ma soprattutto al braccio della morte. E quindi insomma l'amicizia e la corrispondenza con Dominique Grinel hanno aperto per noi della comunità di Sant'Egidio, ma per tanti altri che si sono affiancati a noi, la realtà del braccio della morte, in particolare negli Stati Uniti. E quindi i bracci della morte sono entrati nella nostra comunità e abbiamo detto non possiamo fare finta di nulla, dobbiamo iniziare a lavorare a fianco di questi condannati, a fianco delle famiglie, a fianco dei familiari delle vittime. E così ne è nato un interesse più profondo. E nel 2002, insieme a tantissime altre associazioni, tra cui l'Italiana Nessuno Tocchi Caino, ma tantissime altre coalizioni internazionali, è nata la Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte a Roma. E da lì si è deciso di celebrare ogni 30 novembre la Città per la Vita, Cities for Life, che è un momento molto importante, no? Perché è una giornata dedicata alla vita contro la pena di morte, in cui si invitano tutti i comuni di tutti gli stati del mondo che hanno o che non hanno la pena di morte a illuminare un monumento importante, simbolo della loro città contro la pena di morte. In queste occasioni, laddove c'è la comunità di Sant'Egidio, in queste città si organizzano anche incontri nelle scuole con i giovani per sensibilizzarli e in una di queste occasioni, esattamente nel 2013, Sanni e Peter, perché quando parliamo di Sanni, perdonatemi, ma dobbiamo anche parlare di Peter, perché in fondo Peter è il compagno della seconda vita di Sanni, ma senza di Peter queste cose non ci sarebbero state. Ebbene, nel 2013 Sanni e Peter vennero per la prima volta a Torino a visitare la comunità di Sant'Egidio di Torino, a incontrare tanti giovani nelle scuole e celebrarono con noi appunto l'illuminazione della Mola Toregnana, che è il simbolo della città. In quell'occasione io e Antonella abbiamo avuto questa grande fortuna di stare con loro parecchi giorni e in quell'occasione abbiamo scoperto che sia Sanni ma anche Peter avevano scritto un libro in inglese. E da questo incontro, da questa amicizia e anche dalla forte empatia, ecco, con Sanni, Antonella ha provato a cimentarsi nella traduzione. Ha provato perché lei dice sempre che non è una traduttrice, lei è una biologa. E diceva, ma eppure è venuto fuori questo libro straordinario e devo dire in questo senso siamo stati molto fortunati perché quando la traduzione si è conclusa abbastanza rapidamente abbiamo subito trovato in Silvia, come dire, una grande fan, no? Una sostenitrice di questa pubblicazione. Ecco, per dire che dietro a grandi campagne ci sono però sempre delle relazioni personali, c'è cioè sempre un contatto umano, no? In fondo la comunità di Sant'Egidio non si occupava di pena di morte, arriva una lettera, si apre il braccio della morte, si accompagna Dominique, che tra l'altro Dominique entra nel carcere a 19 anni, era innocente ma afroamericano, viene condannato a morte e viene giustiziato a 30 anni. E quindi insomma è importante anche per noi ricordare da dove la campagna contro la pena di morte della comunità di Sant'Egidio è partita. Perché in questo modo possiamo anche ricordare tanti, come Dominique o come altri, che sfortunatamente non sono qui con noi come Sani e Peter perché sono stati giustiziati. Sani ne parlerà perché c'era anche tra questi, purtroppo c'è stato il suo compagno Jesse.
Io ringrazio molto tutti, vi invito a leggere questo libro, a sostenere questa campagna, a sostenere la Fondazione di Sagno e Peter, e grazie. Buonasera, io sono Antonella Rovento. Sì, abbiamo parlato di incontri, nel mio caso è stato proprio un innamoramento. Io ho conosciuto questa dolce signora e il suo cavaliere, e mi sono innamorata di loro, delle loro storie, e ho letto questo libro di Sunny in inglese e ho pensato che fosse profondamente ingiusto il fatto che molte persone non potessero entrare in questa storia solo perché non sapevano l'inglese. Quindi così nel mio tempo libero mi sono dedicata a questa impresa con l'appoggio della comunità, perché in comunità non si fa mai niente da soli, si è sempre insieme. Questo è un po' il nostro motto e il nostro segreto. Questo libro è, non tale a dirlo, un libro bellissimo, è un libro, uno pensa, è un libro pesante sulla pena di morte, su condannati a morte. È un libro che ha una luce dentro di sé, che è la luce della crescita, la luce della maturazione spirituale, della maturazione anche anagrafica, ma anche spirituale di questa ragazza, che da ragazza un po' così ingenua diventa una donna molto forte, una donna in grado di gestire la sua vita, di gestire anche come poteva le vite delle persone che lei amava fuori dalla prigione. E quindi mi fa molto piacere che ci siano molte donne in questa audience, senza nulla togliere agli uomini, perché penso che ognuno di noi, leggendo questo libro, può ritrovare, magari non nella drammaticità vissuta da Sunny, ma può ritrovare alcune situazioni, alcuni aspetti in cui ognuno di noi può dire: questo l'ho pensato anch'io, questo l'avrei fatto anch'io, questa decisione l'avrei presa anch'io. Questo mi ha aiutato tantissimo. Io dico sempre: più è più quello che il libro ha dato a me di quello che io ho dato al libro, e sono fierissima di aver incontrato Sunny e di aver aiutato, di aver potuto produrre questo libro, che, come giustamente dice Lisa, non è stato neanche poi così difficile, nel senso che la sensibilità di Silvia ha fatto in modo che la pubblicazione avvenisse molto facilmente. Siamo tutti, credo, molto fieri di questo libro. Grazie. A pieno titolo una protagonista, e debba essere una protagonista di qualsiasi festival o convegno sulla giustizia, perché è un libro che non parla soltanto di errori giudiziari, non parla soltanto di pena di morte, non accarezza soltanto questi temi. È un libro autobiografico bellissimo, una sorta di reportage, ed è un reportage di una forza eccezionale, perché è sempre che è eccezionalmente forte. Vengono in mente in questa storia tutti i temi più importanti per cui io, facendo parte dell'Unione delle Camere Penali Italiane per 8 anni, prestando tutte le mie forze in questo impegno, ho lottato, come hanno lottato anche i miei compagni, i miei giudici. L'efficienza del processo. Si fanno dei parallelismi importanti con quello che è successo a Sunny, perché in realtà molto spesso noi abbiamo vagheggiato un sistema accusatorio puro,
uno dei nostri modelli è sempre stato il rito nordamericano e quindi il parallelismo è immediatamente un suggerimento che il lettore, l'operatore di settore prende immediatamente in mano. E noi ci lamentiamo della lungaggine dei processi, ci lamentiamo dell'anticipazione della pena, la combattiamo, vorremmo la separazione delle carriere. Lì c'è un pubblico ministero che ha una carica elettiva, che gestisce la propria carica andando a perseguire crimini piuttosto che altri, non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Eppure l'errore giudiziario, nonostante il processo sia più efficiente, diventa in qualche modo un errore, nel caso di Sanno e soprattutto di Jesse, irrimediabile. I tempi sono lunghi anche lì, ci sono reati diciamo che vengono portati all'attenzione dei giudici che li smistano, ci sono moltissime misure alternative, sono capaci le corti per reati bagatellari di chiudere 250-300 processi al giorno, cosa che noi non siamo in grado di fare. Ci sono delle garanzie importanti, ma finite quelle barriere la pena arriva ed è inesorabile. Sanni viene condannato a morte su insieme a Jesse sulla base di prove che sono prove che dovevano essere attenzionate molto meglio. E quindi questi sono punti importanti di riflessione. Viene in mente un altro tema importantissimo, perché nel momento in cui questa prova alla fine diventa una prova debole e fa sì che ci siano forti probabilità che il giudizio di legittimità di secondo grado, perché loro non conoscono tre gradi di giudizio, ne hanno due, ribalti il giudizio e lì si assiste a un discorso completamente diverso dal nostro. Normalmente la regola da noi dovrebbe essere che uno rimane libero fino a quando non c'è una sentenza definitiva, e se arriva una sentenza definitiva dopo tanto tempo arriva troppo lontano rispetto. Qui se salta fuori qualcosa di importante, salta fuori qualcosa di serio che ti può cambiare la vita in carcere, devi rimanere lì. Questo si capisce, si apprende dal libro. E che cosa succede? Succede che quella testimonianza diventa una testimonianza fasulla, diventa una testimonianza criticabile, è la testimonianza del Corre, o Rhodes, per il fatto che c'è stato un patteggiamento che lì avviene sulla base non soltanto di un concordato sulla pena come succede da noi, ma anche sulla base di un concordato sull'imputazione. E vengono in mente altri temi importanti, la gestione dei collaboratori di giustizia da noi, che per sfuggire al carcere duro, Rhodes voleva sfuggire alla morte e quindi a una pena definitiva. Per ritagliarsi un metro quadrato di cella in più, calunnia i propri amici e li fa andare a morte. E lui ha un trattamento sanzionatorio che non prevede la pena di morte. Quando salta fuori, quando emerge questo argomento, quello è l'argomento che comincia ad aprire, a chiudere le porte del carcere di sangue. Nel frattempo ha passato 4 anni nel braccio della morte, la death row, un anno di isolamento, una tortura vera e propria, un carcere duro come il 41 bis, no, molto peggio, le descrizioni che lei mi dà, una tortura psicologica, morale e fisica dalla quale una persona che non è fortissima sotto il profilo psicologico probabilmente non riesce a uscire. E quando, attenzione, le vengono dischiuse le porte del carcere, quando si capisce che c'è stato un errore giudiziario, saltano fuori problemi che sono problemi anche nostri. Il famoso cerchiobottismo, una sentenza che in qualche modo dovrebbe pacificare tutto, evitare responsabilità. Ecco il motivo per cui lei non è mai stata risarcita. Le si dice, o dichiari, che 16 anni di galera che tu hai passato sono abbastanza ed è una pena giusta per quello che tu hai eventualmente commesso,
o se no devi attendere l'esito del giudizio che chissà quanto tempo occorrerà per avere. A quel punto Sani non ne può più, giustamente, firma. Questo è un altro tema che ci riguarda, andare a coprire responsabilità, cercare che comunque ci sia una pacificazione dell'errore giudiziario, che non ci siano problematiche. Un altro tema importante e serio, oltre alla pena di morte, che è il tema che viene delineato in modo molto crudo, anche per quanto riguarda l'esecuzione che purtroppo è stata eseguita nei confronti di Jesse, innocente pure lui. E appunto il carcere duro, la pena senza speranza, la pena senza possibilità di riscatto. Una pena senza speranza è una pena completamente inutile. Non lo diceva a caso Sant'Agostino, ma neppure Cesare Beccaria. All'interno dell'effigie dell'Unione delle Camere Penali Italiane c'è il faccione di Cesare Beccaria, non è un caso. È un assurdo che lo Stato voglia andare a reprimere il fatto più grave commettendolo nello stesso modo. Ed è una pena senza speranza, una pena che non dà la possibilità di una riabilitazione. Noi dei meccanismi riabilitativi ne abbiamo dopo una sentenza definitiva, anche quello magari può servire se ci sono stati degli errori giudiziari. Questa è una riflessione che ho fatto. L'ergastolo ostativo è come la pena di morte, è un altro tema importante che emerge dal libro. Ci siamo battuti per tutti questi anni contro il fine pena mai. L'ergastolo ostativo non solo leva la speranza, ma non dà nessun tipo di possibilità, non soltanto di redenzione, ma anche di crescita. È inutile, diventa assolutamente inutile rimanere tutta la vita detenuto. E è una battaglia che noi stiamo vincendo, perché la settimana scorsa, non più tardi, c'è stata una sentenza importantissima della Corte dei diritti dell'uomo che ha affermato che questa pena è una pena assolutamente inumana, proprio per come è combinata, proprio perché non ha la possibilità di un recupero, di una risocializzazione. Perché è inutile. C'è il tema dei media. Pensate che a un certo punto, con tutte le libertà che sono state sottratte, che vengono sottratte ai detenuti, ma che sono state sottratte a Sani, c'è anche quella di decidere di una facoltà che ha. Viene richiesto da Jesse di sposarlo. E questo diventa un problema, perché nel momento in cui questa notizia, trattandosi di una notizia che riguarda vicende relative a un caso micidiale di due poliziotti, continua a fare spettacolo, si continua a parlare e i legali sconsigliano questa cosa che poi avverrà, perché hanno paura che da questa unione salti fuori una complicità ancora più forte e che questo tipo di legame ulteriore possa sconfessare le ragioni dell'appello che è stato proposto nei confronti di Sani. E i difensori ovviamente cercavano di staccare la sua posizione per come era avvenuto l'omicidio. Va ricordato che Sani aveva in mano suo figlio, quindi stava proteggendo suo figlio durante la sparatoria e quindi non poteva sapere nulla. Va ricordato che non furono mai trovate tracce di polvere da sparo in tutte le sue composizioni chimiche, nelle mani tanto sue quanto di Jesse. E soprattutto salta fuori, per quanto riguarda la carcerazione dura e la pena senza una possibilità di rieducazione, di speranza, quello che si sente. Alcune cose non cambiano mai, il cibo freddo è tutto, cambia pian piano la forma, non più la fessura, ma la presentazione del pasto. Questi sono i piccoli passi che Sani, i primi piccoli passi che Sani compie nel momento in cui si passa dalla carcerazione dura
a uno spiraglio di attenzione normale quando le dicono che non sarà giustiziata. Lo viene a sapere dopo un'udienza camerale, non partecipa a quell'udienza. Glielo comunico, non sarai condannata a morte. Prima scriveva giornale del braccio della morte, Florida, istituto correzionale, solo della porta della prigione che sbatte dietro di me è diverso da quello della porta della mia cella, del braccio della morte. È una chiusura diversa, perché nella speranza, la chiusura all'interno del braccio della morte, da dentro di quella cella, è una chiusura senza speranza, che ha un suono diverso. E poi c'è questo tempo rubato. Dice, ed è importante questa riflessione, che mi ha colpito tantissimo, sono entrata in carcere, in isolamento, ero una ragazza madre, una figlia e una moglie. Quando ne sono uscita nel 1992 ero orfana, vedova e nonna, perdi i genitori in un incidente aereo. Sono tutte questioni di vita che però avvengono nel momento in cui uno non può partecipare, non può soffrire, non può vedere, non si può rendere conto. Io credo che proprio qui, in questo punto del libro, ci sia un tema che vi va di approfondire, perché il tema serio è quello della forza dell'amore e della speranza. Dice Sanni nel libro: potranno riuscire a tenermi qui, a rubare il mio tempo, circoscrivere il mio spazio, ma non avranno la mia mente, il mio cuore e il mio spirito. Dio sottopone a prove dure coloro che sono in grado di sopportare. A quel punto, pian piano, non soltanto si abitua all'isolamento, ed è questo il primo moto di reazione, non soltanto ama con comprensione, io direi universale, il proprio compagno, in modo tale da poter costruire una speranza di una vita insieme, una speranza che verrà purtroppo a sfumare in modo drammatico, ma comincia anche a rendersi conto che deve lavorare, osservare, si mette a meditare, fa meditazione, riesce a vedere con gli occhi dell'anima ciò che gli è impedito, le è impedito di vedere. Comincia a fare i parallelismi addirittura con le formiche che sono le compagne che ha avuto in un luogo di detenzione, di isolamento, e vede come si comportano rispetto alle proprie compagne. Comincia a analizzare pian piano quella che è la comunità nella quale è costretta a vivere, che è una comunità che non è connotata da quello che noi immaginiamo essere il trait d'union della comunità, è legata soltanto dalle regole, dall'osservanza minuziosa delle regole. Sono persone diverse, ognuna è diversa, ognuna ha un'idea e comunque una sollecitazione, un'aspirazione, una speranza, un'idea di vita, una rassegnazione diversa. La cosa che lega tutte queste persone all'interno dell'istituto penitenziario, qualsiasi istituto penitenziario, sono le regole che devono essere osservate. E addirittura si rende conto che per evitare problematiche è meglio pacificare le persone e le detenute come lei che hanno bisogno. Lei è dotata di beni, di masserizie, le distribuisce in modo tale che non ci siano furti, per evitare che tutti siano puniti. E non lo fa per una questione di amore nei confronti di tutti, ma perché le regole in qualche modo devono essere rispettate e non si può permettere che qualcuno le violi per far sì che poi vengano puniti tutti. Lei cresce, è vero, ma questo è il tema. Questo è il tema sul quale credo io dobbiamo tutti interrogarci. Cresce perché è una donna forte, ma fa il parallelismo continuo con chi forte con lei non è più. Lei parla in modo duro, con dispiacere, ma in modo duro, di un condannato a morte che ha rinunciato a impugnare la propria sentenza, ha rinunciato a far valere i propri diritti, si è rassegnato. Però noi dobbiamo tenere in considerazione che le persone non sono tutte come sante.
noi quando ci battiamo per questi principi lo facciamo per gli ultimi, per i più deboli. Qualcuno potrebbe pensare, leggendo questo libro, che Sanni, e magari avrebbe ragione a pensarlo, che Sanni sia cresciuta, che in qualche modo questa esperienza gli abbia donato una forza ancora più importante, più seria, una crescita esponenziale anche sotto il profilo delle capacità. Però il tempo è stato rubato, senza dubbio. E comunque ci sono persone che non hanno questo tipo di capacità reattiva ed è per questi che noi ci dobbiamo fare. Quell'uomo che ha rinunciato a far valere i propri diritti o a combattere, perché in realtà questo è il tema, ha rinunciato a combattere, mi ricorda quel famoso personaggio Johnny 99 di una canzone di Bruce Springsteen, canzone famosissima, che a un certo punto viene condannato a 99 anni di carcere perché ubriaco ha impugnato una pistola e ha minacciato due poliziotti. Il giudice dice: questa è la sentenza giusta, commisuro al fatto la condanna. E lui, questo è un altro tema, loro hanno il cumulo materiale della pena, noi abbiamo la continuazione, nessuno sarebbe mai arrivato a combinare una pena che va ben oltre la possibilità, spero, di espiare interamente. Dice: no, a questo punto è meglio che luci. Patman, kill him line. Lasciate che io mi tagli i capelli e portatemi nel braccio della morte, perché non ha senso che io rimanga qui tutta la vita. La pena senza speranza, di nuovo quel tema. Lei, Sani, dice: la vita mi ha lanciato molte sfide che io ho scelto di usare come opportunità per imparare a crescere. Questa è la mia scelta. L'ho imparato nel braccio della morte, io ho scelto la vita, la salute, il perdono, l'amore. Questa scelta mi ha salvato dall'amarezza e dall'odio che mi avrebbero distrutto. Mi sono impegnata a porre fine alla violenza in tutte le sue forme. Questo è il mio modo di onorare le vite che sono state sacrificate lungo la strada. L'amore è la risposta. La paura è il nemico. Noi dobbiamo scegliere il mondo che vogliamo e lavorare perché sia il mondo che vogliamo ogni giorno delle nostre vite. Ecco, io volevo rivolgere a Sani un ringraziamento da parte mia e anche dall'Unione delle Camere Penali Italiane, perché per quanto mi riguarda, con il suo libro mi ha ricordato che il mondo che vogliamo, quello per cui ci battiamo da tempo, è un mondo dove le persone più deboli, gli ultimi, coloro che non sono in grado di reagire, non hanno forza, la forza che ha avuto questa donna meravigliosa, non subiscano trattamenti penitenziari degradanti, possa espiare pene umane mantenendo la speranza del riscatto sociale e del reinserimento. Grazie per avercelo ricordato. E con il prossimo. Bene, allora lasciamo adesso la parola alla protagonista del libro, che ci racconti la sua esperienza e anche come ha superato questa esperienza, o come questa esperienza l'ha fatta maturare insieme a vivere giorno per giorno prima e dopo, no, la carcerazione. Prima di cominciare però volevo leggervi il pezzettino che c'è nel risvolto di copertina, che è il momento della condanna. Quando la voce tonante del giudice riempì l'aula con suoni vorticosi, premetti la foto sul cuore. Ed è condannata a morte sulla sedia elettrica tramite somministrazione di una corrente di 2200 volt che passerà attraverso il suo corpo fino a morte certificata. Poi mi chiese se avevo qualcosa da dire. Incrociai il suo sguardo quando lo alzò dai fogli, scrutando in giro da sopra i suoi occhiali. Non avevo niente da dire. Cosa puoi dire in una simile circostanza?
Fui portata fuori dall'aula in catene, con due guardie di fianco che mi tenevano per le braccia. Camminavano in mezzo al fuoco di fila dei giornalisti e delle televisioni. Sembravano eccitati dalla notizia della mia incombente condanna. Perché non hai chiesto clemenza, voglio sapere qualcuno. Non ho chiesto clemenza, ho chiesto giustizia e non l'ho ottenuta. Perché avrei dovuto chiedere pietà? Divenni l'unica donna condannata a morte in Florida in quel momento e la seconda nella storia dello Stato. Mandai un sacco di dichiarazioni alla stampa proclamando la mia innocenza. Ecco, di qui comincia questa storia, anzi continua, diciamo, perché intanto nel frattempo era già stata in carcere, continua la storia crudele di Sani, ma la lasciamo raccontare a lei questa esperienza. Prego, Sani. Anche dall'avvocato, perché ci sono molte cose in comune e questo mi emoziona molto. Sylvia asked me to tell a little bit more about the story, and I will do that, but I hope that most of you will be able to read it. Sì, Silvia mi ha chiesto di dire qualcosa di più sulla mia storia, però preferirei che la leggeste. I was a young mother and a daughter and a wife, and I really was just in the wrong place at the wrong time with the wrong people. Sì, io ero semplicemente una giovane donna, una mamma e una moglie, mi sono trovata nel posto sbagliato nel momento sbagliato. And of course you know what happened, but it's the after effects that I think that are most important to tell personally here today. Sì, sono successe delle cose gravi, però quello che di cui io vorrei parlare oggi è un po' sono un po' le conseguenze di quello che è successo dal punto di vista emotivo. Because of course we know that I was wrongly convicted and sentenced to death, but my children, my son was 9 years old and my daughter was only 10 months old baby. Sì, adesso sapete tutti che io sono stata arrestata e condannata a morte ingiustamente, ma a quel tempo il mio bambino aveva nove anni e la mia bambina aveva solo 10 mesi. And because of the injustice that was done to us, my daughter grew up without ever knowing what it was like to be with her real mother and father. Sì,
Sì, e per questa colpa di questa ingiustizia che ci è stata perpetrata, la mia bambina non sapeva neanche bene chi erano suo padre e sua madre. My son was also taken into custody, even though he was only 9 years old, and they held him for 2 months in juvenile detention, questioning him. And I was told that was to put pressure on me to try to get me to say what they wanted. Sì, il mio bambino, nonostante avesse solo 9 anni, fu tenuto in custodia senza nessuna rappresentanza legale per 2 mesi e fu sottoposto ad interrogatori. And he was so traumatized by the time my parents were able to get a judge to release him into their custody that they had to put him in a special school. Ed era così traumatizzato quando finalmente i miei genitori sono riusciti ad averne la custodia che hanno dovuto metterlo in una scuola speciale. And because everyone knew what had happened, the children used to tease him and say, "Your mother is a murderer and she's going to die in the electric chair." E siccome la notizia era nota, anche i suoi compagni di scuola lo facevano arrabbiare e dicevano: "Tua madre è un'assassina e finirà su una sedia elettrica." And so he would fight. E lui lottava, faceva botte con questi ragazzi. And my parents had to move away from that place because they could have no peace. E i miei genitori hanno dovuto traslocare, cambiare proprio stato perché non avevano pace. My mother said that she never slept another night without worrying about them coming to execute me. Mia madre disse che non aveva mai più dormito una notte serena perché sapeva che sarebbe potuta essere uccisa. So, the injustice doesn't just happen to the one person, it happens to their whole family. Quindi il concetto è che l'ingiustizia non colpisce solo una singola persona, ma colpisce tutta la famiglia. And of course, in the beginning, when this first happened to me, I was angry. All'inizio sicuramente ero molto arrabbiata. I was afraid. I was confused. Ero impaurita, ero confusa. Because everything that I had been taught to believe in my whole life turned out to be false. Sì, perché tutto quello che, a cui mi era stato insegnato di credere, la giustizia, era falsa, si rivelava falsa, fallace. And I even questioned whether or not there was God. Io mi chiedevo anche se ci fosse Dio, perché viste le circostanze. Because I couldn't understand how God could let this happen to me and my whole family. Perché non potevo capire, non potevo darmi pace al pensiero che Dio permettesse che tutte queste cose succedessero alla mia famiglia e a me. My cell was just 6 steps from the door, which was a solid metal door, to the toilet. Just 6 steps. Sì, la mia cella era solo 6 passi dalla porta blindata alla toilette. And if I reached out my arms like this, I could touch the walls. E se allargavo le braccia, riuscivo a toccare entrambe le pareti della cella. I only had on one side a metal shelf with a thin mattress for my bed. Il mio letto era costituito da una mensola di metallo con un materasso molto sottile. And the sink and toilet and 2 books. E dal complesso costituito dal water e dal lavandino e 2 libri. A law book, which was useless to me at the time, and the Bible. Un libro di legge che al momento mi era assolutamente inutile e la Bibbia. So I just used the Bible as a book of wisdom, and every day I would read something, and it always told me something that I needed to hear. Sì, usavo la Bibbia come un libro di saggi, per cui ogni giorno l'aprivo a caso e scoprivo che ogni giorno riuscivo a leggere quello di cui avevo bisogno. And one day it told me that they don't really say when I die. That's not up to them right now. E un giorno la Bibbia mi disse che loro nessuno aveva il diritto di poter dire quando io sarei morta. And I decided that they had played a trick on me. Sì,
Sì. Ho pensato che mi avessero così ingannato. Because even though they had all the power and they could take my life, until they did take my life or realize that they made a mistake, my life still belonged to me. Sì, perché nonostante mi avessero fatto pensare che loro avevano il potere di prendere la mia vita, fino a quando non l'avessero presa, la mia vita mi apparteneva solo a me. And I also realized that they wanted me to feel hopeless, like I was powerless against them. But actually, that was a choice that I had to make. Sì, loro volevano anche che io mi sentissi disperata, senza speranza e completamente dipendente da loro, ma io mi resi conto che in realtà avevo la possibilità di fare una scelta. But the only way that there was hope is if there was God, so, because otherwise there was nothing more powerful than them. So I decided that I would believe in God again. Eh sì, ho pensato che la speranza voleva dire l'esistenza di Dio, perché Dio può dare speranza, e quindi ho deciso di credere in Dio. And so it was that decision to believe in hope rather than hopelessness that changed everything for me. Ed è stata proprio questa decisione di credere nella speranza e non nella disperazione che mi ha cambiato completamente le cose. So at least until they killed me or released me, I decided that my life still belonged to me, and I decided that I would use my cell as a sanctuary where I would do my spiritual work. Sì, quindi ho deciso che fino a quando non mi avessero uccisa o avessero capito di aver fatto un errore, la mia vita mi apparteneva, quindi ho deciso di trasformare la mia vita in un santuario dove fare un lavoro di tipo spirituale. And so I started to do yoga, meditation and prayers. E quindi ho iniziato a fare yoga, meditazione e a pregare. And as it turned out, much later when I was released, I met a man who also was wrongly sentenced to death. And what did he do? He did yoga, meditation and prayers. E cosa ho scoperto poi quando, qualche anno dopo, quando ho incontrato Peter, che anche quest'uomo era stato ingiustamente condannato e aveva avuto l'aiuto dello yoga, della meditazione e della preghiera. So the point is that sometimes when life puts us in a situation that seems terrible and very negative and bad, but it can actually lead you to find your true path. Sì, questo il messaggio è che quando spesso la vita ci pone di fronte a situazioni terribili che sembrano senza speranza, abbiamo comunque la possibilità di trovare una via d'uscita. So it means that we can change a tragedy into an opportunity. Sì, possiamo trasformare quella che è una tragedia in un'opportunità. And I've used that lesson a number of times. E ho avuto modo di applicare questa lezione, questa mia credenza molte volte durante il tempo. But I'm skipping ahead, so I would like to read to you from the book a little passage. It was from a letter that I wrote to Jesse while we were still both sentenced to death. Sì, vorrei leggervi, non voglio raccontare oltre, vorrei leggervi un piccolo pezzo di una lettera che ho scritto a Jesse, mio marito allora, quando è stato condannato a morte. Because I only got out of myself two times each week, only two times each week, not one hour every day like now, only two times a week I got a shower. I was allowed to go outside for 15 minutes and then back to my cell again for another 3 or 4 days. Sì, perché durante il mio isolamento io non potevo uscire tutti i giorni dalla cella. Io potevo uscire solo due volte alla settimana per fare la doccia oppure per uscire all'aria aperta per 15 minuti e poi dovevo ritornare nella mia cella. So the letters from my parents and from Jesse were my lifeline. Sì, quindi le lettere che ricevevo dalla mia famiglia, dai miei genitori, da Jesse, erano per me un motivo di vita, erano il mio contatto con la vita fuori dal carcere. Mio
carissimo Jesse, sono grata a questo modo, carta e pena, per dirti ogni volta come mi sento, ma preferirei gettarlo via e correre da te per dirti quanto ti amo. Anche i bambini ti vogliono bene. Tina è ancora troppo piccola e circondata di affetto, ma Eric è più grande e ora deve affrontare il periodo più difficile senza il nostro appoggio. Vorrei disperatamente essere con lui. Si sente diverso da chiunque altro. Penso che la mia famiglia riuscirà presto a venirmi a trovare. Ti amo, Sani. Sì, questa esperienza del libro mi ha stimolato a imparare l'italiano, in effetti. Studia molto accanitamente. It is the language of love, and love is what sustains this entire. Sì, dice che l'italiano è la lingua dell'amore, l'amore è quella che l'ha sostenuta in tutto questo tempo. Yes. Sì, io in realtà avrei voluto leggervi la pagina dell'esecuzione di Jesse, ma lo salto perché la lettera che ha letto la nostra Sandy, insomma, si è portata avanti meglio e meglio. E quindi vi leggo invece le pagine di quando riacquista la libertà. La mia parte preferita. Libertà! La inalavo attraverso le mie radici, me ne riempivo, la lasciavo scorrere fuori e dentro di me. Ha un odore diverso. Sapevo che sarebbe stato così. Forse ora sono le mie narici a essere cambiate. In tutti i casi, fu il flusso di aria più fresco che io avessi mai respirato dal momento in cui ero venuta al mondo. La porta si chiuse dietro di me. Cominciai a ridere. Sì, libera! Tenevo forte il foglio verde che diceva che ero libera. Quello era il mio passaporto, la mia ancora di salvezza, il mio diritto di esistere. Ma cosa significava tutto ciò? Nessuno mi aveva detto cosa fare adesso. Cosa dovevo fare? Misi giù le mie due scatole e mi guardai intorno. Ero in un grande giardino. C'era una scala che portava giù da qualche parte. Due poliziotti stavano fumando in piedi in un angolo. Non sembravano avermi notata. Qualche persona era seduta su delle panche qua e là all'estremità del giardino. C'era una coppia con un bambino con il pannolino, un maschietto. Quella è la mia velocità adesso, quella di un bambino. Vediamo come me la cavo. Feci due passi nel mio nuovo mondo e mi fermai. Nessuno urlò e non risuonarono degli spari. Sembrava non importare a nessuno. Strinsi più forte il mio foglio verde e camminai attraverso il giardino. I genitori del bambino mi diedero un'occhiata distratta quando passai loro di fianco. Niente di più. Ancora nessuno aveva urlato. Mi avvicinai al piccolo. Indossava un pannolino monouso e si stava succhiando il pollice. Alzò lo sguardo verso di me e mi fissò. Sorrisi. Lui non si mosse. Mi avvicinai lentamente, salutandolo con la mano. Non scappò via. Gli sorrisi di nuovo e questa volta lui ricambiò il sorriso, sempre tenendo in bocca il dito. Ok, finora tutto bene. Lentamente alzai la mano per dirgli arrivederci. Lui si alzò sui suoi piedini nudi e corse verso i suoi genitori. Loro non ci fecero caso. Lui si fermò a mezza strada e si girò verso di me. Lo salutai di nuovo e lui mi salutò con la mano libera, succhiando sempre il pollice dell'altra mano.
that love almost killed me. Sì, brevemente volevo chiudere dicendo che l'amore quasi mi ha uccisa. It was also love that set me free. Ma l'amore mi ha anche resa libera. And now, with my beautiful husband Peter, love sustains me. E ora con il mio adorato marito Peter, l'amore mi sostiene. So I highly recommend it. Quindi lo raccomando a tutti. But I must also add that without forgiveness, this couldn't have happened. It's so important. So to take the worst thing that happened to you and find within it an opportunity to find your true path in life, and then to find forgiveness for all the hurt that was done to you, because that will truly set you free. So now I am truly free. Sì, vorrei anche dire che la cosa più importante è il perdono, perché qualunque cosa mi succeda di ingiusto, di sempre irreparabile, eccetera, voi avete sempre la scelta, e la scelta del perdono è l'unica, è quella che vi renderà liberi. So I thank you all, and I hope you will all continue to work on behalf of those who have not yet been wrongly convicted and against the death penalty. So we fight for hope and love. Quindi vi ringrazio tutti e prego, vi sostengo nella vostra lotta per tutti quelli che sono stati ingiustamente e saranno ingiustamente condannati. Because often we talk about fighting against, but I think it's better to fight for. Sì, noi spesso parliamo di lotta contro, ma dovremmo parlare di lotta per ottenere qualcosa di buono. Grazie. Se qualcuno ha il piacere di comprare il libro è a destra, in fondo a destra, e Sani sarà più che felice di autografarvelo e dedicarvelo. Bene, allora credo che possiamo chiudere qua. Grazie. Ricordo a tutti che tra un po' sarà pronto l'aperitivo qui alla nostra mia destra, e successivamente inizierà la seconda.